Ma quale economia circolare? Il profitto uccide la salute. No all'impianto Edison, io non faccio finta di niente. In più di 1000 hanno invaso il centro di Jesi per dire no all'impianto di smaltimento di rifiuti pericolosi e non, che Edison, azienda italiana attiva nel settore dell'approvvigionamento, produzione e vendita di energia elettrica e gas, ha chiesto di realizzare nella zona industriale della città. Una proposta assolutamente irricevibile e non trattabile, non si può trattare né sulla dimensione, perché pur dimezzando o riducendo a un terzo l'impianto sarebbe comunque un impatto ambientale enorme, e né sulla collocazione, perché gli inquinanti si muovono nell'area, non è spostandolo un chilometro o due chilometri più giù che cambierebbe la situazione. Quindi ci auguriamo che questo impianto venga bocciato senza se e senza ma. I cittadini temono per la loro salute. A preoccupare la grandezza dell'impianto, l'aumento spropositato del traffico su gomma, che porterebbe la contaminazione dell'aria e delle falde acquifere, ma non sottovalutano neanche il rischio incendi. Comunque non c'è rischio per 0%, diciamo, c'è sempre un piccolo rischio, e quindi il fatto che ci sia questo rischio e che non porti nulla alla Vallesina, questo non porta assolutamente niente di positivo alla nostra città. Non tutti si rendono conto della grande pericolosità che andiamo incontro, ed è per questo che dobbiamo essere tutti uniti e dire no ad Edison, che veramente sarebbe uno scempio per i nostri territori. In migliaia, tra associazioni, istituzioni politiche locali e regionali e cittadini, hanno sfilato dall'Arco Clementino fino al Teatro Pergolesi, al corteo organizzato dal Comitato di Quartiere SMIA Zona Industriale e Coppetella. Per dare voce ai cittadini che sono contrari a questo impianto, che si va ad aggiungere a una zona già antropizzata da più di 20 anni, con un forte rischio di crisi ambientale e che vogliamo evitare, e quindi speriamo che anche con questo apporto del dissenso popolare si arrivi alla fine a dire no.